Un saluto a tutti i nostri lettori, un rapidissimo unboxing del primo terminale che stiamo testando della seconda generazione di smartphone Sony Xperia. Questo è Xperia Miro che va a posizionarsi un pochino sopra Xperia Tipo e distante invece da Xperia Go che deve ancora arrivare, che si caratterizza principalmente per la robustezza e per l'essere impermeabile. Quindi Xperia Miro sarà disponibile a brevissimo anche in Italia al prezzo di, che dovrebbe essere, di 199 euro. Quindi caratteristiche molto simili, come potrete immaginare, anche a Xperia U, che è già in commercio. Lo schermo è da 3 pollici e mezzo, la risoluzione è di 320x480 pixel, abbiamo una fotocamera da 5 megapixel, abbiamo anche una fotocamera frontale per le videochiamate tramite Google Talk, per esempio. Processore Qualcomm Snapdragon da 800 MHz con GPU Adreno 200, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria espandibile. Questa è la confezione del nuovo Miro, eccolo qua. È sicuramente un telefono pensato per il pubblico molto giovane, che poi vedremo anche nella recensione completa. Molte caratteristiche dedicate ai social network e un LED luminoso colorato molto vistoso. Questo è tutto quello che c'era nella confezione, quindi il minuscolo alimentatore Green Heart di Sony, il cavo USB, micro USB per la ricarica e il trasferimento dei dati. Questa è la batteria da 1500 mAh e i tre manuali. Questo è lo smartphone. Il retro è leggermente gommato, andiamo ad aprirlo per inserire batteria, alloggiamento per la SIM, alloggiamento per la micro SD. Questa è la fotocamera con LED flash, porta micro USB. Bilanciere del volume, molto bello questo effetto spiovente qua sotto, i tre tasti back, home e menu. Sopra, chiudiamo per bene, abbiamo il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco e jack audio da 3,5. Il sistema operativo è già aggiornato ad iScreen Sandwich. Faremo la recensione a breve e la troverete ovviamente sul nostro sito. Se avete domande riguardo questo Xperia Miro, potete farle nella sezione dedicata del forum e cercheremo poi di dargli una risposta nella recensione completa, appunto, che realizzeremo fra qualche giorno. Un saluto a tutti da Acciso per AndroidWorld.it.